Il principe William ha accolto il primo ministro della Nuova Zelanda al castello di Windsor, dove ha indossato il tartan in tessuto principe di Galles. Questo tessuto può essere indossato solo da William e non dal principe Harry, a causa della sua posizione di futuro re. Martedì il principe William ha accolto il primo ministro della Nuova Zelanda, Chris Hipkins, al castello di Windsor, dove ha indossato un abito scozzese blu. Questo tartan è stato realizzato con il tartan in tessuto principe di Galles, che solo William può indossare nella famiglia reale. Il principe Harry, ad esempio, non è il principe di Galles, quindi non può indossare il tartan in pubblico per le apparizioni ufficiali. Opta invece per pezzi più contemporanei come la sua camicia bianca Dior da 800 sterline con una singola ape ricamata nel tessuto. È interessante notare che il modello principe di Galles è stato rilasciato dalla società Vaiella Co. all'inizio del XIX secolo. Re Carlo indossava spesso il tessuto durante i suoi anni come principe di Galles. William ha abbinato il suo abito tartan con la sua cravatta Sterracca di Hermès, che ha indossato molte volte prima. Descritta come la cravatta che ti porta in giro, viene venduta al dettaglio per 205 sterline ed è un lussuoso accessorio di seta cucito a mano. I fan reali hanno adorato l'abito elegante che il principe di Galles ha indossato martedì per incontrare il primo ministro neozelandese. L'utente di Twitter @freedom16356531 ha dichiarato: "Il principe William indossa il tartan in tessuto principe di Galles". Le origini del motivo principe di Galles risalgono all'inizio del XIX secolo.